La prima conferenza stampa era stata quella di presentazione. Adesso diciamo che hai provato sul campo la squadra. Sì. Ti metto in difficoltà. Il miglior partner o i migliori partner con chi ti sei trovato meglio o con chi ti trovi meglio? Vabbè, diciamo che con Sabato Vaccaro, lui magari è un ragazzo più di aggressività, di corsa, magari gli piace più impostare, quindi. Però anche con Max sto bene, alla fine siamo abbastanza simili, però magari io ho più inserimento, però mi trovo bene con tutti. L'importante è giocare. Luca? Senti, ci dici un po' qual è il momento della squadra, quanto sta incidendo secondo te anche sui giudizi nei confronti del Taranto quest'Andria, che al di là di quello che potrà avvenire con la penalizzazione presunto reale, sta andando forte più di tutti? Cioè voi avete fatto 4 vittorie e un pareggio, però mi sembra che non avete recuperato neanche un punto dall'Andria. Guarda, quanto c'è di pressione da questo punto di vista? Guarda, noi non è che stiamo qua a pensare all'Andria, ci alleniamo per dare il meglio ogni domenica, cerchiamo di recuperare punti ogni domenica. Ci alleniamo pure questa settimana, sta andando bene per andare a casa e cercare di fare il risultato, e non è che ci stiamo tutti i giorni a pensare all'Andria. Pensiamo domenica e domenica, perché comunque sono tutte squadre equilibrate, dalla prima all'ultima non bisogna mollare niente. Questa situazione di continuo inseguimento, diciamo, la condizione di dover inseguire, dover vincere sempre per forza, vi sta mettendo un po' in difficoltà? C'è nervosismo all'interno dello spogliatoio? Si sta vivendo tranquillamente? No, anche l'uscita di Favo di sabato scorso è sembrato il segnale un po' di un certo nervosismo all'interno della squadra? No, non c'è nessuno, anzi, noi siamo un gruppo unito. Ci vogliamo bene tutti, siamo tutti bene insieme, dimostra il fatto che spesso e volentieri una volta a settimana andiamo a cena tutti insieme. No, non c'è nervosismo, noi ci dobbiamo allenare sempre bene per riuscire a portare i punti a casa, ecco, non nessun nervosismo, anche con il mister, non c'è nessun problema proprio. Francesco? Sì, quanto potrà influire secondo te il fatto che non ci sarà pubblico a Cava dei Tirreni? Questo fattore potrà influenzare oppure non ci pensate? Beh, diciamo che una piazza come Taranto, dove i tifosi ci sono qua all'oggio, che è il 12° uomo in campo. Però noi andremo là, andremo a giocare la nostra partita per riuscire a portare punti, e sperando di farcela. Alessio? Che cosa temi di più della trasferta di Cava e quali sono secondo te le insidie da un punto di vista tattico che può presentare questo avversario? Guarda, noi non è che temiamo più di tanto, cioè rispetto, però comunque è un'ottima squadra, è una squadra che gioca bene a calcio, è molto aggressiva e noi stiamo allenando in modo di riuscire a mettere in difficoltà. Volevo sempre sulla partita di Cava dei Tirreni. La Cavese troverete presumibilmente lo stesso modulo della Genovese, un 4-3-3 molto aggressivo, bomber De Rosa. Taranto dall'altra parte, che comunque ha delle caratteristiche spiccatamente offensive. A tuo avviso potrebbe essere una partita scoppiettante? Che gara ti aspetti da queste due squadre comunque d'attacco? Taranto è chiaro che sa anche difendere, sì. Però le impostazioni delle due squadre, il cuore delle due squadre, diciamo che la verità è il grandissimo potenziale offensivo. Sì, loro è una squadra che nel reparto difensivo attacca molto, quindi lascia molti spazi dietro, quindi noi cercheremo magari nelle ripartenze di mettere in difficoltà questo. Va bene? È cambiato qualcosa nel modo di giocare di voi centrocampisti dopo l'arrivo di Giglio, nel senso che la squadra gioca finalmente con due punte vere, diversamente da come faceva prima, di mettere un Mignone, a Piago, Brilloni dietro l'unico attaccante, oppure Genchi che rientrava. Adesso giocate con due attaccanti quasi più
cambiato qualche cosa nei il modulo è sempre quello, noi no, il modulo sì. Ecco, cerchiamo magari di sfruttare più le fasce con i cross, perché avendo Giglio comunque è molto bravo di testa negli inserimenti, cerchiamo di sfruttare quello.